un comunicato sul proprio sito ufficiale e con un comunicato ufficiale a livello di legge e anche con un deferimento ufficiale, la UEFA ha ufficialmente iniziato le pratiche per l'esclusione del Manchester City dalle coppe europee. Vi cerco di spiegarvi un pochino cosa sta succedendo, perché veramente in Inghilterra sta venendo giù letteralmente il mondo, ragazzi. Cosa è successo? La UEFA nelle scorse ore ha deferito ufficialmente il Manchester City e ha comunicato, tramite un comunicato legale ufficiale, che la Camera di Investigazione della UEFA è incaricata di provvedere al rispetto, ragazzi, delle norme del fair play finanziario, sta indagando sulla situazione del Manchester City. Ve l'avevo già anticipato qualche giorno fa, se ne parlava pochissimo, ho avuto delle indiscrezioni abbastanza pesanti, ho deciso di portarvi il video, oggi ve ne porto un altro di video, perché veramente la situazione si sta complicando. Cosa sta succedendo? Il Manchester City avrebbe proposto alla UEFA o un patteggiamento sulla base di una condanna che potrebbe starci, e oppure, ragazzi, in alternativa, starebbe mobilitando i propri avvocati per cercare di far cadere le accuse. Ma quali sono le accuse di cui la UEFA, appunto, prova, diciamo, a smembrare il Manchester City, con cui la UEFA prova a prendere l'Europa dal Manchester City? Un azionista del club, in particolar modo un azionista di riferimento, di cui non si fa il nome da nessuna parte, avrebbe fatto delle iniezioni economiche illegali all'interno della società. Cosa vuol dire? Che questo signore, tramite alcune sponsorizzazioni che sarebbero state fittizie, quindi sponsorizzazioni finte, assolutamente fantasma, avrebbe inserito all'interno del Manchester City dei capitali monetari molto alti in maniera illegale. Quindi cosa vuol dire? Che il City ha preso denaro che tecnicamente non era suo, che non era un denaro guadagnato, è come se avesse effettuato un furto per inserire liquidità all'interno del sistema economico. Quindi, ragazzi, è veramente una situazione complicata, perché tutto ciò può portare alla squalifica del Manchester City dalle coppe europee. Ovviamente non sappiamo se la UEFA deferirà, o meglio, sappiamo che l'ha deferito, ma non sappiamo se la UEFA procederà con il provvedimento disciplinare, oppure se la UEFA finirà tutto a tarallucci e vini. C'è chi è ottimista, c'è chi non è ottimista, insomma, bisognerà capire. C'è chi è ottimista, dice Guardiola viene alla Juventus, e quindi la situazione, diciamo, Guardiola alla Juventus è sempre molto più movimentata. Però, ovviamente un allenatore come Guardiola potrebbe, ve l'ho detto già l'altro giorno, potrebbe, in caso di squalifica ufficiale, liberarsi dal Manchester City senza nessun introito contrattuale, senza nessun inghippo contrattuale. Quindi attenzione alla situazione del Manchester City, perché veramente è molto interessante dal punto di vista non solo legale e economico, ma è interessante dal punto di vista calcistico, perché un'esclusione dalle coppe da parte del City potrebbe provocare seriamente l'addio di Guardiola. E qui alla Juve, nel frattempo, tutto tace. Quindi, cosa vuol dire? Che la Juve forse sta aspettando Guardiola? Che la Juve sta aspettando che il City venga squalificato ufficialmente? Che la Juve sta aspettando i procedimenti della UEFA? Oppure la Juventus ha un altro allenatore? Fatemi sapere nei commenti.